Tre suoni della sirena, poi la detonazione controllata con le cariche esplosive per salutare per sempre la vecchia torre dell'acquedotto di tornata. Cambia dunque l'orizzonte del piccolo comune Casalasco che dal 1965 ospitava quella torre piezometrica in via Marconi, in disuso però ormai da 30 anni e che andava abbattuta per motivi di sicurezza. Le operazioni hanno avuto l'ok della prefettura di Cremona e dell'amministrazione comunale, la supervisione di Padania Acque, come spiega Fabio Oreste Guercilena, ingegnere. L'azienda Padania Acque ha deciso di abbatterla per rendere il luogo più sicuro e fruibile per altre attività successive. Abbiamo scelto di abbatterla con l'esplosivo perché è il metodo più rapido e sicuro. Verrà abbattuta come se fosse un albero, tranciandola alla base, facendola cadere intera e poi verrà demolita successivamente a terra con degli grossi scavatori, con delle pinze demolitrici. E il materiale poi verrà smaltito in discarica. La procedura è consolidata e sicura, ampiamente usata ormai in tutta Italia. È già la quarta che abbattiamo e quindi siamo piuttosto fiduciosi dell'esito perfetto dell'abbattimento. La circolazione veicolare pedonale, oltre che la sosta, sono state interrotte in via Marconi, mentre in via Roma sono state sospese per l'ora abbondante necessaria alle operazioni. La cittadinanza è stata avvertita preventivamente e invitata a tenere tapparelle abbassate e ante chiuse per la dispersione della polvere che comunque è stato garantito e non è dannosa per la salute. Un intervento del genere, peraltro, non è il primo in provincia, non sarà l'ultimo, conferma la D di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi. Abbiamo deciso di mettere in sicurezza alcune torri sul territorio della provincia di Cremona. L'abbattimento si è completato, tutto secondo quanto progettato e secondo le regole. Siamo qui a verificare che tutto sia a posto, poi questo luogo verrà riutilizzato, per cui dobbiamo mettere tutto in sicurezza.